Lei che tipo di lavoro faceva a Birkenau? Sì, fummo portati a scavare dei canali. Ora nessuno di noi, almeno noi provenienti da Roma, aveva mai fatto un lavoro manuale. Io poi tra l'altro avevo poco più di 15 anni, credo che anche come fisico non fossi neppure completamente formato, anche se ero alto come adesso, ma ero piuttosto mingherlino e la fatica era terribile perché si lavorava per la mattina la sveglia era alle 4:30. Alle 4:30 per uscire poi dopo l'appello per il lavoro circa alle 6:30, dalle 6:30 alle 7 del mattino. Questo con qualsiasi tempo, con qualsiasi temperatura. Subito dopo l'appello venivano formate queste file di prigionieri che dovevano raggiungere il posto di lavoro. Il mio lavoro era quello di scavare questi canali perché sorgendo Auschwitz in una zona umida, quando c'erano le precipitazioni si allagava. Allora, attraverso questi canali l'acqua doveva defluire. Ma era un lavoro che forse avrebbe richiesto anni, perché ogni volta che pioveva si allagava tutto, malgrado i canali che stessimo scavando, ma che richiedevano naturalmente molto più tempo di quello che avevamo. Evidentemente i tedeschi pensavano che la guerra sarebbe durata più a lungo di quella che poi è durata in effetti. I suoi parenti, i suoi fratelli, suo zio erano con lei? I miei fratelli e mio zio inizialmente erano con me. E quindi eravamo sempre vicini, cercavamo così di essere uniti il più possibile, di non lasciarci mai. Poi invece dopo fummo divisi, io continuai a fare quel lavoro, i miei fratelli furono mandati in altri comandi. Mio zio purtroppo, noi praticamente siamo entrati nel campo il 24 di maggio del 1944 e durante la permanenza nel lager si susseguivano le selezioni. Io ricordo che la prima selezione che ho passato è stato, credo, l'8, il 10 giugno, quindi pochi giorni dopo, appena 15 giorni dopo il mio arrivo. Proprio in questa selezione, nella prima selezione, e io nella prima permanenza ad Auschwitz, la prima, ripeto, fu a giugno, e l'ultima fu ottobre. Io durante questo periodo ho passato 8 selezioni. 8 selezioni, non c'è possibilità di sopravvivere a 8 selezioni. Mio zio, proprio nella prima selezione fatta nei primi di giugno, eravamo nello stesso gruppo, nella stessa baracca, fu scelto per andare a morire. Quelli che erano stati selezionati per le camere a gas venivano sempre mandati in una baracca, rimanevano lì fino a che avevano l'ok dalle camere a gas, che erano libere e quindi potevano affluire altri prigionieri. Mio zio sapeva tutto, sapeva perfettamente che andava a morire. Attraverso un altro prigioniero che aveva avuto la possibilità di vederlo, ci aveva mandato la sua benedizione lui e aveva detto: non vi preoccupate per me è finita, è meglio così. E i suoi fratelli? I suoi fratelli? I miei fratelli abbiamo continuato a stare insieme per un po' di tempo, poi quando è stato nel mese di settembre uno dei miei fratelli fu fatto evacuare dal campo. Fu mandato, niente di meno che da Auschwitz, fu mandato a Danzica.
quindi praticamente dal eravamo in Polonia, nel sud della Polonia, praticamente quasi al confine con la Cecoslovacchia, fu mandato all'estremo nord sul Mar Baltico, quindi è stato lì, ha avuto sempre con sé degli amici, era un gruppo di amici che cercavano di stare sempre insieme. C'era uno che si chiamava Giulio Levi, c'era un altro che era Nedo Fiano e altri di cui non ricordo il nome. A Danzica persero subito uno degli amici, Giulio Levi, morì a Danzica. Poi mio fratello, insieme a Nedo Fiano e ad altri, fu portato esattamente vicino a Stoccarda, nel campo di Echtingen. Questo io l'ho saputo da Nedo Fiano, che è tornato. Avevano viaggiato attraverso tutta la Germania, esattamente dal nord-est completamente al sud-ovest della Germania, quindi attraversando tutta la Germania, gran parte del viaggio fatto su carri scoperti. Mio fratello è arrivato a Echtingen, stava male, e soprattutto non avevano da mangiare. Cioè il vitto che gli veniva dato era assolutamente insufficiente. Stava male, era rimasto una sera, stava nel suo giaciglio e il suo amico, il mio amico Nedo Fiano, era stato chiamato dai tedeschi per andare a cantare. Nedo Fiano cantava molto bene, aveva una bellissima voce. Andava a cantare per i tedeschi e cantava le canzoni italiane che erano in voga in quell'epoca, una di queste era Mamma. E la canzone Mamma faceva piangere i tedeschi a calde lacrime. Piangevano per la mamma, però magari accarezzavano il cane, arrivavano a casa e baciavano i bambini, eccetera, però non il giorno stesso, il giorno dopo, il giorno prima, erano capaci di uccidere centinaia o migliaia di persone senza battere ciglia. Quindi Nedo Fiano mi ha raccontato che lui doveva andare a cantare per i tedeschi e aveva detto a mio fratello: guarda Cesare, mio fratello si chiamava Cesare, dice, vedrai che qualche cosa trovo, qualche cosa mi danno. In genere veniva ricompensato con una zuppa, con un po' di margarina, con un pezzo di pane, con qualcosa. Quando Nedo ritornò nella baracca, andò da mio fratello, cercò di scuoterlo. Stava morendo. In quel momento, era il 24 dicembre del 1944. L'altro suo fratello? Siamo rimasti insieme e fino all'ultimo praticamente. E soltanto che io ero ridotto ormai allo stremo e mio fratello forse stava un pochino meglio di me, ma stava male pure lui. E tutti e due fummo mandati all'ospedale. Ora l'ospedale era sempre stato l'anticamera delle camere a gas, però eravamo ormai arrivati nel mese di gennaio del 1945, le truppe sovietiche avanzavano, mio fratello cercava di stare sempre vicino a me, se non che ci fu una selezione nell'ospedale, ma una selezione che non era per
le camere a gas che ormai non funzionavano più. Erano per il trasferimento in un altro campo. Credo che sarà stato verso la metà di gennaio del 1945, forse il 18-19. Praticamente l'avevano preso per una di quelle tristemente note marce della morte. Cioè i russi avanzavano, i prigionieri dovevano essere portati sempre di più all'interno della Germania. Naturalmente stremati dalla fatica, senza mangiare. E ormai i tedeschi erano ridotti anche loro allo stremo, avevano poco anche per loro. Per la strada queste migliaia e migliaia di prigionieri guardati a vista dalle SS attraversavano tutta la Germania a piedi o su carri scoperti e la maggior parte di loro crollava. Mi è stato detto che mio fratello a un certo punto del coso aveva tentato una fuga quale possibilità di successo poteva avere con vestito a righe del prigioniero, rapati a zero, ridotti a scheletri umani, con un numero tatuato sul braccio, una fuga non avrebbe avuto assolutamente senso. Io temo e credo che sia rimasto lì sul terreno, magari è caduto, qualcuno gli ha sparato in testa, come facevano con tutti quelli che non ce la facevano più andare avanti. Ancora pochi giorni, io mi ricordo che il 20 gennaio ancora ritornarono i tedeschi e portarono via un altro gruppo di prigionieri. Il 21 gennaio ritornarono per l'ultima volta. Ci fecero uscire, io facevo parte ormai di un piccolo gruppo che era rimasto. Ci fece uscire dalle baracche e noi tra l'altro, siccome c'erano dei momenti in cui i tedeschi non c'erano più, quindi eravamo usciti, quelli che erano rimasti eravamo usciti dall'ospedale per rientrare in nostra iniziativa nel campo, perché pensavamo ancora che l'ospedale potesse essere più pericoloso e quindi eravamo praticamente rientrati nel campo. Un freddo terribile, perché quell'anno, l'inverno del 44-45, fu un anno terribile per il freddo. Non c'erano le SS, quindi noi praticamente distruggevamo i castelli di legno delle cose, cioè per fare un po' di fuoco e per poter sopravvivere. Per mangiare? Io mi ricordo in quel periodo, in quando nelle baracche non c'erano più le 400 o 500 persone, ma c'erano poche persone dentro le baracche, c'erano state 50, 60, forse 100. Allora il calore dei corpi non bastava più per riscaldare l'ambiente. E allora io mi ricordo che la mattina, quando mi svegliavo, all'altezza della bocca, la coperta che dividevo con un altro prigioniero era un blocco di ghiaccio, il fiato che usciva dalla bocca diventava ghiaccio. Quindi in quelle condizioni noi eravamo alla metà di gennaio del 1945. Che cosa mangiavate? Non c'era assolutamente niente. Non c'era niente e c'era soltanto che cercavamo di uscire dal campo, andare senza allontanarci più di tanto, perché avevamo sempre il terrore che tornassero le SS e ci trovassero fuori dal campo. C'erano dei campi dove erano piantati dei crauti, cose. Noi, i crauti naturalmente erano stati tagliati quando era l'epoca, però erano rimaste le radici ed erano quelle che noi strappavamo dal terreno per mangiare qualche cosa. Non c'era assolutamente niente. Con lei all'ospedale c'era qualche amico? Qualche persona che conosceva? Qualche italiano? Sì, c'erano diversi, tra l'altro io mi ricordo in particolare che mi è sempre rimasto impresso di un italiano, era di Fiume, era un medico. E
eravamo diventati amici, c'era una notevole differenza d'età con me, ma c'era bisogno tutto sommato di comunicare di qualcuno, forse per lui addirittura di proteggere qualcuno, e quindi si era formata questa amicizia. Arrivarono i tedeschi, questo sempre negli ultimi giorni, e chiamarono il suo nome e non chiamarono il mio, come quello di altri. Allora lui disse: vedi Piero, dice, mi mandano a morire. Sono state le ultime parole che ha detto, ma non andava a morire. Io spero ardentemente che si sia salvato, perché le camere a gas non funzionavano più. Quindi in pratica avrà dovuto fare certamente una di queste marce della morte dove la gran parte dei prigionieri moriva. Io spero tanto che lui si sia salvato. Non ne ricordo il nome adesso, d'altra parte gli anni sono passati tanti, sono passati più di 55 anni. Ne ricorda il momento della liberazione? Sì, certo, però non è finito, perché racconto ancora questo episodio. Praticamente il giorno 22 di gennaio tornarono ancora i tedeschi, ci fecero uscire tutti dalle baracche, ci portarono fuori del campo e dissero: se c'è qualcuno che non è in condizioni di camminare si metta da una parte, esattamente guardando dall'esterno l'ingresso del campo, dove c'era scritto Arbeitmacht frei, sulla destra del cancello, si sedette là, dice, e poi passano i camion a prenderli. Lì bisognava decidere in un momento se dovevamo marciare o se dovevamo invece aspettare i camion. E io optai per marciare. Dopo poco la fila dove ero io cominciò a muoversi e iniziava quella che doveva essere l'ultima marcia della morte. I tedeschi erano nervosissimi. Faceva un freddo terribile. Si era fatto già abbastanza tardi e lì annottava presto perché era inverno, pieno inverno, e quindi faceva notte presto. Noi cominciamo a camminare e si faceva sempre più buio. Insieme ad altri 7 giovani amici con i quali stavamo insieme, tra cui c'erano anche degli italiani e greci soprattutto, o greci di Rodi, e avevamo formato un gruppo. Tra l'altro gli italiani legavano molto con i greci e con i rodioti, e decidemmo di tentare qualche cosa. Allora cercammo di rimanere sempre più indietro. Se ne sono accorti i tedeschi, non se ne sono accorti, non lo sappiamo. A un certo punto però ci buttammo praticamente fuori della strada e rimanemmo lì fino a che si fece notte. Il freddo era terribile. Rimanere lì voleva dire praticamente morire, come se loro avrebbero trovato un pezzo di ghiaccio e nient'altro. Allora decidemmo di camminare. Camminammo per tanto tempo, fino a che vedemmo delle sagome di costruzioni, e decidemmo di entrare. Qualsiasi cosa fosse, dovevamo entrare. Noi eravamo arrivati nel campo di Auschwitz I, che è soltanto a 3,5 km da Birkenau. Io non so quante ore abbiamo camminato, probabilmente abbiamo camminato in tondo, siamo andati avanti e poi siamo tornati indietro, perché non sapevamo, vagavamo lì per questa campagna senza sapere assolutamente dove stavamo. E siamo entrati in questo campo. Dall'altro lì c'erano delle stufe in funzione, c'erano le cose in muratura, le costruzioni erano in muratura, quindi erano, non c'erano tedeschi. E quindi entrammo là dentro e trovammo il nostro posto. Purtroppo la mattina dopo ci accorgemmo che sia sui giacigli sia nel terreno al di fuori delle baracche era disseminato dei cadaveri di quelli che non ce l'avevano fatta.
cercammo di trovare qualche cosa da mangiare. Ricordo che uscimmo dal campo, andammo nel magazzino dove è quello che era il magazzino delle SS. Sfondammo la porta, entrammo dentro, trovammo qualche cosa. Io mi ricordo perfettamente che trovai tanto delle bottiglie di vino alle quali rompemmo il collo su una pietra e cominciammo subito a bere. Poi trovammo dei fagioli, trovammo dell'aglio. Io addirittura trovai una scatola di conserva di pomodoro italiana, era marca Cirio, da 5 kg. Era un barattolo di conserva da 5 kg. Facemmo festa. Riuscimmo perfino a cuocere questi fagioli che erano duri, che non era una cosa terribile, però mi ricordo che c'era un greco, non più molto giovane, aveva avuto 35 anni, ma per 35 anni per Auschwitz era una vita, e che continuava a dire quanto sono buoni, eravamo cotti soltanto con l'acqua, la neve sciolta, e senza sale naturalmente perché non lo avevamo, un po' di pomodoro e un po' di aglio perché avevamo trovato anche dell'aglio, questo era. Ricordo un italiano, si chiamava Giorgio, non so di dove fosse, che implorava e dice dammi qualche cosa da mangiare, ma stava male, io guarda, ti può far male. Dice, non ti preoccupare, portami qualche cosa, io portai un po' di questi fagioli. Dopo un'ora era morto.